cari fratelli e sorelle, buona festa. Le letture dell'odierna solennità dell'Immacolata Concezione dalla Beata Vergine Maria presentano due passaggi cruciali nella storia dei rapporti tra uomo e Dio. Potremmo dire che ci conducono all'origine del bene e del male. Questi due passaggi ci conducono all'origine del bene e del male. Il libro della Genesi mostra il primo no, il no delle origini, il no umano, quando l'uomo ha preferito guardare a sé piuttosto che al suo creatore. Ha voluto fare di testa propria, ha scelto di bastare se stesso. Ma così facendo, uscendo dalla comunione con Dio, ha smarrito proprio se stesso e ha incominciato ad avere paura, a nascondersi e ad accusare chi gli stava vicino. Ma questi sono i sintomi. La paura, sempre un sintomo di no a Dio, indica che sto dicendo no a Dio. Accusare gli altri e non guardare se stesso indica che mi sto allontanando da Dio, e questo fa il peccato. Ma il Signore non lascia l'uomo in balia del suo male. Subito lo cerca e gli rivolge una domanda piena di apprensione: dove sei? Come se dicesse: ma fermati, pensa, dove sei? E la domanda di un padre, di una madre che cerca il figlio smarrito: dove sei? In che situazione sei andato a finire? E questo Dio lo fa con tanta pazienza, fino a colmare la distanza creatasi dalle origini. Questo è uno dei passaggi. Il secondo passaggio cruciale, narrato oggi nel Vangelo, quando Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi. E questo è stato possibile per mezzo di un grande sì. Quello del peccato era il no, questo è il sì, è un grande sì. Quello di Maria al momento dell'Annunciazione. Per questo sì, Gesù ha incominciato il suo cammino sulle strade dell'umanità. Lo ha incominciato in Maria, trascorrendo i primi mesi di vita nel grembo della mamma. Non è apparso già adulto e forte, ma ha seguito tutto il percorso di un essere umano. Si è fatto in tutto uguale a noi. Eccetto una cosa, quel no, eccetto il peccato. Per questo ha scelto Maria, l'unica creatura senza peccato, immacolata. Nel Vangelo, con una parola sola, lei è detta piena di grazia, cioè ricolmata di grazia. Vuol dire che in lei, da subito piena di grazia, non c'è spazio per il peccato. E anche noi, quando ci rivolgiamo a lei, riconosciamo questa bellezza, la invochiamo piena di grazia, senza ombra di male. Maria risponde alla proposta di Dio dicendo: ecco la serva del Signore. Non dice: ma questa volta farò la volontà di Dio, mi rendo disponibile, poi vedrò. No. Il suo è un sì pieno, totale, per tutta la vita, senza condizioni. E come il no delle origini aveva chiuso il passaggio dell'uomo a Dio, così il sì di Maria ha aperto la strada a Dio fra noi. È il sì più importante della storia, il sì umile,
che rovescia il no superbo delle origini, il sì fedele che guarisce la disobbedienza, il sì disponibile che ribalta l'egoismo del peccato. Anche per ciascuno di noi c'è una storia di salvezza fatta di sì e di no. A volte però siamo esperti nei mezzi sì. Siamo bravi a far finta di non capire bene ciò che Dio vorrebbe e la coscienza ci suggerisce. Siamo anche furbi per non dire un no vero e proprio a Dio. Diciamo, ma scusami, non posso, non oggi, pensiamo domani, ma domani sarò migliore, domani pregherò, farò del bene, ma domani. E questa furbizia si allontana del sì, si allontana da Dio e ci porta al no del peccato, al no della mediocrità. Il famoso sì, ma. Sì, Signore, ma. Così però chiudiamo la porta al bene e il male approfitta di questi sì mancati. Ognuno di noi ne ha una collezione dentro. Pensiamo e troveremo tanti sì mancati. E così. Invece, ogni sì pieno a Dio dà origine a una storia nuova. Dire sì a Dio è veramente originale, è origine, non il peccato che ci fa vecchi dentro. Ma avete pensato questo? Che il peccato ci invecchia da dentro? Ci invecchia presto. Ogni sì a Dio origina storie di salvezza per noi e per gli altri, come Maria con il proprio sì. In questo cammino di avvento Dio desidera visitarci e attende il nostro sì. Pensiamo, io oggi quale sì devo dire a Dio? Pensiamo, ci farà bene e troveremo la voce del Signore dentro di noi che ci chiede qualcosa, un passo avanti. Credo in te, spero in te, ti amo, si compie in me la tua volontà di bene. Questi sì, con generosità e fiducia come Maria, diciamo oggi ciascuno di noi questo sì personale a Dio. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Concedet Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Grazie a tu, anche sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passione meia se crucem, a resurrezione e gloria in perducamo, per un in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat est. Requiescant in pace. Amen.